Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Minecraft serie principale Vanilla. Dopo tanto tempo, è vero, perché io ho promesso di fare un episodio a settimana di questa serie, però non ci sto riuscendo perché sto avendo un po' di problemi con l'università e casini vari. Però cercherò comunque di mantenere un video a settimana di questa serie. Non voglio spammarla e fare un botto di video perché non mi piace, perché io questa serie la voglio tenere bella pulita. Un episodio a settimana va più che bene. Poi appena c'è la possibilità metto anche la facecam. È iniziata una serie di giochi che odio, che comunque sarà la base del canale, quindi ci sarà sempre. E se volete ho fatto una sorta di sfida: se superiamo i 15.000 like vi metto la facecam in giochi che odio subito. Quindi facciamo subito la serie giochi che odio con la webcam. In questo episodio noi andremo a continuare il bagno, perché lo stiamo finendo. Finito il bagno torneremo a fare qualcosina di diverso e poi pian piano amplieremo la nostra casa, diciamo quella lì moderna. Ci vorrà tantissimo tempo per finirla, ma non è che la faremo tutta di un fiato. Allora, vi faccio vedere le modifiche che ho fatto. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto tipo il bagno con surri, il water. Qui ho messo una sorta di mensola, perché mi piaceva, faceva figo. E qui ho fatto questo tipo di capitello, come si può dire. E vabbè, il vetro che potrebbe significare lo specchio. Volevo mettere i cubetti di ghiaccio, però per prendere i cubetti di ghiaccio ci vuole tocco di velluto del piccone, che non ho. Poi ho cambiato le lampade. Prima avevamo la glowstone proprio dentro al buco, invece ho preferito mettere la glowstone, poi un cubetto di vetro trasparente bianco, che rende il tutto un po' più moderno e figo. A me piace. Qua chiudiamo la doccia perché si consuma l'acqua, non si consuma l'acqua. Qui ho creato una voragine che poi vi spiegherò. E qui vi ricordate c'era la pecora che poi è morta? Quando ho loggato mi sono trovato sto scheletro qua dentro. Ho detto vabbè, lo chiudo, diventa la mascotte del bagno. Lì c'è il RIP Stefaniti Lobo, perché tutti saranno disperati per la morte di Stefani la pecora, che era entrata nel bagno e voleva rimanere nel bagno. Però adesso abbiamo lo scheletro che rimarrà nel bagno. C'è un problema: per farlo non despawnare dobbiamo dargli qualcosina di nostro, un oggettino nostro o una name tag. La name tag non ce l'ho, però qui ho preparato un bordello di roba. Ci vedete, mi sono preso delle corazzine e poi ho preparato un botto di materiali, perché vi farò vedere poi che cosa andremo a fare. Facciamo così, tac, e andiamo sotto. Qui abbiamo il nostro amato scheletro, dobbiamo cercare di fargli prendere una corazzina. Te prego, prendila, fammi vedere. Non l'hai presa, perché non hai preso la corazza, amico caro? Prendila, porco dinci, io ti voglio dare la corazza, quando mi uccidete ve la rubate sempre. E adesso non te la prendi. Questa cosa di dargli la corazza me l'ha detta Surri, raga. Cioè, io non so se veramente se può fa sta cosa. Prendi sta merda. Perché non la vuoi prendere? Me lo spieghi? C'ho tutte le frecce conficcate nel culo. Prendi la corazza, ti prego. Ti prego, prendila. Prendi la corazza, prendi la corazza, prendi sta corazza, prendi la corazza. Secondo me non è fattibile. Osuri mi ha detto una boiata, porco dinci. Ragazzi, allora scrivete nei commenti come si fa a fare questa cosa. Perché non se la vuole prendere, non se la vuole prendere. O mi devo uccidere e fargliela cadere, però ho 28 livelli, quindi per adesso non è il caso. Comunque, per adesso metto le corazzine qui. L'importante è non andar via da questa zona. Cioè, io devo cercare di far tutto in questa zona. Sarà impossibile, ci riusciremo. Cosa voglio fare oggi? Allora, vorrei fare la jacuzzi, cioè l'ultima cosa che manca in questo bagno, perché abbiamo la vista verso gli scheletri, il bagno, la doccia, abbiamo il lavandino. Dovremmo fare anche il bidet, raga, ma siamo in... cioè, siamo Minecraft americano, quindi stile America, stile no bidet, anche se fa schifo, però... Mo pure vediamo, però fare il bidet dovrebbe essere tipo una cosa simile al water, quindi non sarebbe chissà che figata. Quindi io provo a fare questa jacuzzi. E perché ho fatto questa cosa? Perché ho visto tipo un tutorial, ci sono jacuzzi enormi, gigantesche, ma non c'ho lo spazio per farle, perché sono tipo delle piscine. Però posso fare in qualche modo una sorta di piccola jacuzzi 2x2, cioè
una vaschetta da bagno, diciamo, però che abbia comunque un qualcosa di figo, cioè la possibilità di far entrare l'acqua in automatico. Quindi facciamo una base in legno. Poi ci facciamo anche una scaletta in modo tale che possiamo scendere e salire a piacimento. Ecco qui. Dopo aver fatto questa piccola piattaforma in legno, abbiamo bisogno di 4 pistoni appiccicosi. E li dobbiamo piazzare al centro. In questo modo no. Dobbiamo piazzarli in modo tale che vadano verso l'alto. Così, così, così e così. Fin qui tutto a posto, semplice, semplice, semplice. Iniziamo a prendere la pietra rossa. Dobbiamo cercare di creare un piccolo circuito in pietra rossa, in modo tale che poi, azionando una leva, i pistoni tutti e quattro salgano nello stesso momento. Quindi ci andiamo a posizionare dei blocchi di quarzo, perché noi la piscina la vogliamo fare in quarzo, perché è strafiga, no? Quindi facciamo tutto bello in quarzo. Poi dopo queste mattonelle magari le andremo ad alternare con altre mattonelle tipo azzurre, per fare una cosa ancora più figa. Dobbiamo cercare di azionare i 4 blocchi nello stesso tempo, però ognuno avrà il suo circuito, quindi avremo, vedete, ogni blocco sarà azionato da un circuito che sarà completamente diverso, però si uniranno in un punto, che è questo qui largo. Vedete, in questo punto largo si uniranno i circuiti. Bello lì, perfetto, così. Abbiamo quindi i 4 blocchi collegati da un circuito di redstone che aziona i blocchi singoli. Quindi se noi in questo momento prendiamo la pietra rossa, la facciamo salire qui, così, e ci prendiamo un bel ripetitore, una bella torcina, dovrebbe funzionare il tutto, perché noi mettiamo la torcia, ovviamente la torcia non riuscirà ad azionare, no, tutti e 4, minchia! Minchia la precisione, però possiamo mettere magari un repeater qui per rendere il segnale più forte e il tutto funziona alla perfection. Quindi creiamo un contorno in blocchi di quarzo. In questo punto, al di sotto, dovremmo posizionare degli altri blocchi di quarzo in questo modo, creando una sorta di vaschetta che andrà a contenere l'acqua. Oh mio Dio, bastardi di creeper, pezzi di merda! Mi vogliono rompere il bagno, è la terza volta che fanno un attentato. E che cazzo, le ho messe le torce, basta, non rompete i coglioni. Ok, dovremmo fare una cosa del genere, perché l'apertura della vasca io la voglio fare da questo lato. Quindi ci sarà una cosa del genere, ve la faccio vedere, eh. Qua, qua e qua. Qua lo levo, perfetto. Posizioniamo degli slab sopra l'acqua, in questo modo, perfetto. Adesso, all'azionamento della pietra rossa, cioè levando la pietra rossa, quindi con la leva, il tutto scenderà e porterà a formare la nostra piccola jacuzzi, così. Mentre quando saliamo dovremo azionare di nuovo la torcia rossa, quindi vabbè, noi metteremo una leva, quindi sarà tutto più semplice, e la jacuzzi si chiuderà. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è portare questo bottone da quest'altro lato, perché ho fatto un errore di calcolo, quindi portandolo da questo lato il tutto diventerà molto semplice, perché noi andremo per esempio a piazzare un blocco qui sopra, così, ok? Ma io metto la leva, ok? L'acqua è aperta adesso, chiudo, l'acqua è chiusa, apro, si apre la jacuzzi come se si mettesse l'acqua all'interno della vasca da bagno. A me sembra una cosa molto molto carina, neanche così tanto complicata, anche se ho avuto un po' di problemi perché la stavo facendo con l'entrata da questo lato, poi ho dovuto spostarla, vabbè, ma dettagli. Sto cercando di abbellire il contorno perché mi fa schifo. Io penso che questo bagno iper gigante reale dovrebbe essere quasi finito, dobbiamo fare solo dei piccoli aggiusti. Come al solito nei commenti cercate di consigliarmi delle piccole aggiunte per decorare al meglio questa stanza. Nei prossimi episodi non faremo più degli edifici, ma cercheremo di fare qualcos'altro, e poi in un secondo momento torneremo a costruire una nuova stanza. Noi facciamo, finiamo il bagno, completato il bagno, andiamo a fare qualcos'altro e poi torniamo per fare una nuova stanza, che può essere la cucina, la stanza da letto, il garage, il giardino, la taverna e tutto il resto. Il problema adesso è che se io lascio questa zona ho paura che despawni lo scheletro, perché se io mi allontano quello despone, quindi non so come fare, come faccio a dargli
quella merda di corazza. Non lo so, perché non te la prendi, scheletro? Ti prego, non fare così, non guardarmi così. Non fare il bastardo. Ti prego, prenditi la corazza. Ragazzi, io ci riprovo, ma questo stronzo non se la vuole prendere. Ti prego, prendila. Ti prego. Ma vaffanculo, pigliati la corazza, merdoccio. Ragazzi, ditemelo nei commenti. Non posso continuare l'episodio perché non posso andare via da questa zona. Se no perdo lo scheletro. Io lo scheletro non lo voglio perdere a nessun costo. Ok? Quindi ditemi nei commenti come devo fare e io lo farò nel prossimo episodio. Cercherò di portarvelo prima perché questo episodio è stato più corto del solito, perché ho fatto solo la vasca, magari dovevo fare qualcos'altro, ma non posso abbandonare questa zona. Inoltre vi ricordo, ragazzi, io mi piace un casino Instagram, ve lo dico, mi piace proprio assai, e siamo tipo a 75.000 iscritti, 75.000 follower, e mi piacerebbe che molti di voi che magari non mi seguono mi seguiate, cioè semplice. Quindi seguitemi su Instagram, VegasYT, e se avete voglia passate anche per esempio da Twitter, perché sto cercando di vedere un po' i social network nuovi, perché io Facebook, da quando ho fatto YouTube, non l'ho mai calcolato, cioè non mi piace tanto, sono sincero. Quindi Instagram VegasYT e mentre Twitter VegasYouTube. Poi logicamente se su Facebook ancora non mi seguite, seguitemi, perché comunque lì per adesso, perché magari in futuro ci saranno altri social, per adesso è la base dove metto tutto, contest, robe varie, informazioni necessarie e così via. Per di più, ragazzi, noi saremo al Carrara Show in questo fine settimana e vi do una notizia. Visto che all'Etna Comics non ci hanno invitati, ragazzi, noi in fiera non possiamo entrare se non ci invitano. Per esempio al Comic Con, che è a Napoli, a noi ci hanno cacciato. Non possiamo venire fino in Sicilia se poi non ci invitano e non ci fanno entrare. E quindi in qualche modo però abbiamo portato le maglie. C'è un negozio, un amico nostro che si chiama Boku Shop, B-O-K-U-U Shop, una cosa del genere. Lo trovate comunque su Facebook, ragazzi, perché vi metto su Facebook tutte le informazioni. Venderà le nostre maglie, sia quelle del trio sia quelle dei singoli, e quindi le potete trovare anche all'Etna Comics, perché molti di voi mi hanno detto: le vogliamo comprare online. Per adesso il sito online non funziona, e quindi le ho portate anche in fiere in cui non andiamo, sperando che se le volete le prendete, se non le volete sti cazzi lasciatele lì tranquilli. Però in Sicilia noi verremo. Mi sto organizzando perché, ragazzi, vedete, io sto cercando in qualche modo di organizzare gli eventi in tutta Italia per portare tutto il gruppo a girarla, perché a noi ci fa solo che piacere girarla. Però se non ci invitano facciamo la fine del Comic Con che ci cacciano. E se siamo a Napoli a casa mia, se mi cacciano io torno a casa. Se veniamo in Sicilia e ci cacciano non sappiamo neanche dove andare. Siamo dei barboni che girano a giro, capito? Quindi le magliette le troverete all'Etna Comics, al Boku Shop, e al Carrara Show invece troverete noi. Mi raccomando, ragazzi, superiamo come sempre i 10.000, 12.000, 15.000 like per questo episodio. Ve ne porto un altro a breve in cui il nostro scheletro non farà i capricci. Ditemi come cazzo gli metto la roba addosso. Oppure vado a pescare una name tag. In qualche modo lo scheletro rimarrà qui. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un bel like, un bel commento, una condivisione. Noi ci vediamo al prossimo video. L'ho detto 3 volte che ci vediamo al prossimo video. L'ho detto 57.000 volte, ma va bene così. Ciao!